Fributo, anche te, stai attento. Tu sei nel mirino, eh. Ecco. Hai vinto. Tutto perché hai dovuto scammare. Ma hai vinto. Ma non è vero. Perché non è una collezione, non è ritenibile collezione. Quella. È un set. Il set è la collezione, Barzò. Solo che la collezione la fai piano piano. Lì è già una collezione venduta a set. D'orologi ci possa avere la collezione. Porco Dio. Aspetta, che c'ho l'orecchio 100 giga. 100 Dai, giga al perché, secondo. Perché sono vari pezzi che formano una collezione, non un set unico. Manuxo, vieni a dare la tua opinione. Dai, abbiamo bisogno di un'opinione da una persona fuori dai nostri giri di amicizia. Grazie. Siamo che cosa c'è? Come fuori dai nostri giri di amicizia, sì, Manuxo? Sì, fatto fuori da oggi, GG. Ok. Se gode, sei risparmiato il sushi, tocca andare domani da Neko! User joined your channel. Allora, da imparziale, fuori dal giro di amicizie. ragazzi, cioè, un set di accendini non fa una collezione. Ma non è che sembra cazzo? Evidente, ah, mi sembra evidente. Ma che fuori da amicizie questo serve? C'è da dire che quegli accendini ce li ho anche io, ma sono gifted by, non sono collezionati da definizione. Una scusate, collezione ma da imparziale, fuori dal giro delle amicizie, del giro delle amicizie da quale sì. Fuori Manuxo, sì. Io devo dire che effettivamente quella è una collezione. Ragazzi. Oh, grazie Gianchino, una persona seria. Ragazzi. Perché quando uno ti vende quel pacchetto, vende il pacchetto collezione. Scusa. Ragazzi, tocca mettere in mezzo un terzo. Si può mettere in mezzo una persona che secondo me può risolvere i nostri problemi. No, ma guarda chi c'è sopra Team Speak, appunto, metti lui. Appunto. Ma perché non mi vuoi sentire? Il demonio, il sergente. Che fa? Fascistone! No, io non sono fascista, fermo, sono in live, che cazzo fate? No, noi no invece, Dario, ti dobbiamo fare una domanda, devi essere... Ah no, lo sai perché? Sai perché mi ero preoccupato? Perché fai talmente poche live che mi ero preoccupato che magari... È vero. Ok. un'ultima... Tu sei quello che deve risolvere questa situazione, che si sta creando una situazione un po' pesante, aria pesante. Che succede? Un set di cose, di qualcosa. Un set venduto a set, quindi già con più, come dire, oggetti che ne compongono questo set. È considerabile una collezione? Sì, certo. Porco di... Come una collezione? Che cazzo, eh? Ragazzi, una collezione è un gruppo di oggetti raccolti insieme per interesse o scopo comune, mentre un set è un insieme coordinato di oggetti progettati per essere utilizzati insieme o venduti assieme. No, aspetta, però quella definizione lì è un po' vecchiotta, Marzo, perché poi... Il collezionismo ha preso altre pieghe e adesso si vende anche qualcosa in un set, in un box, ma è già una collezione completa, capisci? Sì. Ah, io sono d'accordo con quello che dici, però il discorso che adesso ti vado a specificare è Dimmi diverso. Tutto. Perché allora io lo Gianmarco non dice che non gli va la carta, quindi si è fatto dare 25 euro da me. Io okay, gli dico: cosa c'è? Adesso ci arrivo. Dai, dilla tutta. Adesso ci arrivo. No. Esatto. Non ho minimamente fatto peso a questi 25 euro, gliel'ho dati, punto. Poi gli dico, facciamo un gioco, prendiamo questo Cristiano che dà la buonanotte su TikTok, se mi riesce a buonanottare, tu non mi devi più nulla. No, sto iniziando ad essere un po' confuso, che cazzo c'entra con la collezione? No, aspetta, ma ci arrivo. Tu non mi dai più nulla, se invece non ce la fa, mi ridai il doppio. Capito? Mi ridai 50 euro, okay. Quindi no, rispetto ai 25 che ti avevo dato io. Questo Cristiano dice chi ha una collezione di accendini e lui vanta come mia collezione di accendini il set di Dolly Noir che ha venduto direttamente, mi ha regalato da 7 accendini. No, quella è una capsule. Che è una e cosa lo vedi che la madre è un troione allora? Ma che è capsule? Sì. Ma che è una capsule? Ma che è? Sì, a Bulma, dai, levate dal cazzo. Bella, questa caruccia. Capsule car. Capsule car. Vogliamo ascoltare una persona che sta girando per la centesima volta a cappella. È Radio Death, ti prego Dio, ma scusate una cosa, ma il fatto che in quella, cioè io la chiamerei proprio una collezione, perché se ci sono 12 accendini di quel tipo e tu ce li hai tutte 12, sei possessore dell'intera collezione di accendini. Ma vengono venduti direttamente assieme. Venivano venduti anche singolarmente. Aspetta, voglio sapere l'opinione seria. Sì, perché
È vera questa cosa? Sì, sì. Venivano venduti anche singolarmente. Diciamo, perché io sento ormai anche il labbro leporino quando dici le cazzate. Cioè. Ma io vedevo le storie delle persone che ne avevano solo uno, raga. Ma non è vero, raga. Sì, venivano ma io me lo ricordo. Vendevano i quattro più importanti in singoli. L'hanno venduti. I quattro più importanti, le molte spiaccicati sopra. Però vabbè, questo è il mio pensiero. Va bene. Vendevano per tre giorni post e la fine delle preordinazioni ci stavano i quattro più ciotti decisi che si potevano essere comprati singolarmente. Io mi ricordo che della gente postava solo quello singolo, ma non so se sia effettivamente. Ma no, ma io mi ricordo che erano quattro prima e quattro dopo. Lo so. Vabbè, l'ha decisa te. Dolly non era l'ultimo, ti ha mandato una mail perché non rispondevi per due mesi e hai detto sì, non sapevi nemmeno cosa hai detto sì, così a naso. Però questo, anche questa è la mia opinione. Però in caso Dario, tu confermi che arrivavano con le feste, sono stati venduti singolarmente, era una capsule quella. Sì, quella è, di solito Dolly Noir fa capsule, lo so perché ci ho fatto anche delle robe, fanno sempre così. Ok, un'informazione importante No, ragazzi, cioè, a me devi dare 50 euro. Ma se è l'altro così, dai. Stava ascoltando uno che, vabbè, Manuxo che sta distrutto dal derby perso. Gianco, l'unica persona effettivamente seria, sta a combattere contro Lello Zolfanello e lui si sta a prendere... Vabbè, io sono sconvolto, veramente sconvolto. Dario, ma che ne pensi dello scudetto dell'Inter? E che vuol dire? Ha giocato bene la... Oh, furia del Giappone! Grazie per le 50 bombe regalate! Grazie davvero, furia del Giappone! Grazie davvero! Pearl Harbor, grazie per i 23 mesi! Colpo di scena, grazie per i 7! No, vedremo l'anno prossimo. Vedi, ma già ho capito. Bravo. Fenomeno. Ma che no, cazzo è uno dei miei preferiti, tra l'altro, Sedor. Clarence Sedorf, ragazzi, sarà ritirato 20 anni fa, una cosa del genere. Ma con l'occhiali, no? Fratello Clarence Sedorf, no? Quello con l'occhiali era bellissimo. Mi ricordavo che era forte, però aperto, guarda. Era molto forte, cioè. Ti pare che stiri? Dai, c'è Duvida. Possibile, dai, stai buono. Fai bene, saltino bene con tazzina d'oro. Evita lanciafiamme, grazie. Porco Giudel. Giudel? Ecco qua. Oddio, sì. Porco d'inci. Oddio, sì, oddio uno. Ma no, ma te pare un'altra impossibile. Ma questa fatta con la tazzina gialla non va fatta. Grazie, ragazzi. Sembra. Purtroppo sono stato sabotato dagli accendini con le emote sopra. Grazie, Carlo. Peccato, secondo me, Marzo, ahimè, dovremmo riavere un confronto. L'unico. No, ma non è vero, non c'è bisogno di alcun confronto. Dovremmo riavere un confronto, ma ci sta.